Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vi mostro come realizzare questo make-up che ho pensato appositamente per Capodanno con tre varianti di rossetto. Inizio subito dalla base occhi applicando il primer occhi della Essence su tutta la palpebra. Lo stendo con le dita e poi lo vado a fissare con la cipria trasparente della Debbie. Con il pennello E45 di Sigma sfumo nella piega della palpebra l'ombretto City Wolf di Nabla e continuo ad intensificarlo fino ad ottenere un bel grigio pieno. Poi, siccome avevo pensato a un cut crease, prendo l'ombretto Crave della Naked Basics della Urban Decay e vado a disegnare una V nell'angolo esterno dell'occhio, mentre mantengo la parte sotto piuttosto definita, facendo finta che sia una riga di eyeliner. Sfumo la parte sopra, sempre con il pennello 45 di Sigma, nell'ombretto grigio, cercando di non scendere con la sfumatura al di sotto della linea che avevo disegnato prima. Poi applico sulla palpebra l'ombretto Shell Shock della Vice 2 dell'Urban Decay. Poi ripasso di nuovo le linee che avevo fatto con Crave per dare ancora più intensità al nero. Intensifico ancora di più l'argento mettendo su tutta la palpebra il crystal liner della NYX nella colorazione Gunmetal. Applico il mascara incurvante della Kiko sulle ciglia. Poi passo al viso, copro con il correttore della Catrice Camouflage Cream tutte le macchiette dei miei brufoli e poi vado a ridefinire la forma degli occhi. Poi con il correttore arancione della NYX vado a correggere le occhiaie. In realtà lo uso soprattutto perché mi piace molto come base per poi applicare gli altri correttori perché me li fa durare tutto il giorno senza andare nelle pieghe. Poi applico il fondotinta, come al solito a miscuglio tra lo Skin Balance Cover della Pierre René e il Lumi Magique della L'Oreal e lo stendo con il Powder Polish della Zoeva. Vado poi a illuminare il contorno occhi con due correttori della NYX, HD Concealer nelle colorazioni Yellow e Fair. Poi li stendo con lo Small Stipple Brush della ELF. E fisso il tutto con la cipria della Debbie. Poi passo le sopracciglia, le pettino con lo scovolino della Essence e le vado a riempire sempre con lo stesso ombretto di prima, Crave della Naked Basics. Infine ridefinisco la forma sempre con il correttore della Catrice. Ritorno al viso, faccio contouring con la Bahama Mama di The Balm e il pennello Luxe Cheek Finish della Zoeva. Poi finisco il trucco occhi applicando sulla palpebra inferiore City Wolf di Nabla. E nell'angolo interno di nuovo il Shell Shock della Urban Decay. Poi applico nella rima interna la matita color burro di Sephora. E faccio una passata di mascara sulle ciglia inferiori. Applico poi come illuminante Light Scapade di MAC con il pennello Small Taper Brush della ELF.
Come ciglia finte uso le Noir Fairy di House of Lashes e le incollo con la colla Duo. Stavolta, non sapendo che rossetto indossare con questo trucco, ho deciso di provarne alcuni e quindi qui vi do tre varianti. La prima è Osso Matte della Essence ed è il solito nude che scelgo quasi sempre con ogni mio trucco. Dopo averlo applicato mi sono resa conto che le guance erano un po' spente e quindi ho aggiunto un po' di blush Baby Doll, sempre della Essence, con il blush brush della Real Techniques. La seconda variante invece è Heroine di MAC. E visto che a questo punto il maglione verde non c'entrava più una mazza, ho deciso di fare un velocissimo cambio d'abito. Ho messo invece una maglietta nera trasparente. E non ancora soddisfatta di questa combo di colori, ho deciso di cambiare di nuovo il rossetto e stavolta ho messo Stone Fox di NYX, che è uno dei loro rossetti liquidi. Ma siccome il colore era un po' troppo blu per i miei gusti, ci ho applicato sopra di nuovo l'ombretto City Wolf di Nabla, facendo così diventare il colore del rossetto un grigio più simile, più vicino, a quello del trucco occhi. Questa è alla fine la combo che mi ha soddisfatto di più. Io come al solito spero tanto che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un commento qua sotto, iscrivermi al mio canale e a dare anche un'occhiata alla mia pagina di Facebook e di Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Vi auguro un felice Capodanno e noi ci rivediamo nel prossimo video.